La cultura della legalità è un caposaldo della nostra società che va coltivato e diffuso. È per questo che da molto tempo lo SPCGL, il Sindacato dei Pensionati Veneti, si impegna organizzando iniziative, convegni, manifestazioni e congressi per diffondere in tutto il territorio la conoscenza di una realtà sommersa della nostra società che minaccia la stabilità economica e sociale italiana, anche in regioni come il Veneto che potrebbero ritenersi immuni da tali fenomeni. Le mafie esistono anche qui, alle nostre latitudini. La recente operazione che poco più di una settimana fa ha portato a 50 arresti nel veneziano per collegamenti con la camorra non fa che dimostrarlo. L'appello che facciamo oggi è quello di essere cittadini responsabili e monitoranti. E il focus che abbiamo messo in piedi è sui beni confiscati e il decreto sicurezza adesso dà la possibilità di metterli all'asta e di darli al miglior offerente, però il rischio è sempre grande, sappiamo quanti prestanome ci possono essere, no, in questo campo. Noi vogliamo che i beni confiscati invece vengono assegnati nel più breve tempo possibile e ridati alla società civile, insomma alla cittadinanza, come un bene da usufruire per tutti, quindi come sede di associazioni, come sede di comunità. Lo SPCGL nella sua battaglia per la legalità ha supportato la realizzazione di Confiscati Bene 2.0, il portale internet lanciato dall'Associazione Libera di Don Ciotti con la collaborazione di Ondata e Fondazione TIM. Uno strumento creato per monitorare la presenza di beni confiscati sul territorio nazionale, un patrimonio che in Italia conta circa 31.000 beni e nella nostra regione più di 300. Abbiamo presentato il portale Confiscati Bene 2.0 che ha l'obiettivo di mettere in relazione i cittadini, le istituzioni e le associazioni e le cooperative per raccontare quello che succede sui territori intorno ai beni confiscati, il loro riutilizzo, la loro mancata assegnazione, insomma la loro vita quotidiana. Quello che emerge è una scarsa consapevolezza di quello che accade sui territori e noi siamo qui a realizzare 100 passi verso il 21 marzo a Padova proprio per provare a sensibilizzare ancora di più i cittadini attivi su questi argomenti. Quello che chiediamo è a tutti gli enti locali e comuni che hanno dei beni confiscati sui loro territori che possano accelerare le procedure di assegnazione e renderli effettivamente fonte di welfare sussidiario per le comunità. Il prossimo 21 marzo il Veneto sarà il centro delle celebrazioni in memoria delle vittime di mafia con la manifestazione nazionale di Libera che si terrà a Padova. Per l'occasione arriverà anche Don Ciotti che già il 7 marzo sarà a Mestre al centro Candiani per discutere proprio delle infiltrazioni mafiose in Veneto. Stiamo parlando di un patrimonio enorme, non sempre conosciuto e neanche tanto valorizzato. Parliamo di 31.000 beni nel nostro paese, inizialmente sequestrati e poi confiscati definitivamente. Si tratta di immobili, terreni, appartamenti, aziende. E, di questi 31.000 beni appena un terzo sono stati assegnati. Questi 31.000 beni danno un volume di 35 miliardi. Il Veneto purtroppo contribuisce con una quota di oltre 300 beni ancora da destinare. E appena poco più di 100 sono stati definitivamente assegnati. Allora il problema che noi ci poniamo e che chiediamo alle istituzioni, ai comuni, alla regione e ai prefetti prima di tutto, perché lo prevede la legge del nuovo codice antimafia, di attivare dei tavoli in ogni provincia, degli incontri tra tutti per accelerare tutta la procedura di assegnazione di questi beni che possono diventare utili alla cittadinanza e in alcuni casi riprendere il lavoro con un'occupazione legale.